del lavoro c'è la convinzione dell'attualità del mito, inteso come una forza attiva che affonda le sue radici nel passato e che permette di cogliere e di sentire quanto sia difficile spiegarlo attraverso la razionalità. Narcisismo individuale si connette spesso a quello culturale, trovando conferma in quei modelli di pensiero che sono rivolti al consumo. In genere il narcisista sceglie come vittima una persona sensibile ed empatica. Si tratta del suo esatto opposto, perché un narcisista è incapace di empatia. Narciso dietro lo specchio, un backstage del narcisista nelle relazioni e nelle organizzazioni, attraverso l'attualità del mito, alla ricerca delle caratteristiche del narcisista e di come queste influenzino le relazioni, le aziende e i leader, negativamente e positivamente.